Il news è presentato da Immobiliare Azzurra. Il forte temporale di ieri ha allagato alcune zone della città, riportando alla luce l'annoso problema della scarsa ricezione della rete fognaria fanese. La zona più colpita è stata la stazione, dove i tombini si sono trasformati in piccoli geyser che hanno riversato sulla carreggiata grossi quantitativi d'acqua. E c'è pure chi ha parcheggiato l'auto in mezzo alla strada in segno di protesta. Restando in tema di allagamenti, pare scontato che nelle prossime ore arriveranno i divieti di balneazione in quei tratti di spiaggia in cui si sfogano a mare gli scolmatori. A tale riguardo, l'assessore Luca Serfilippi ha puntato il dito contro coloro che li hanno realizzate 30 anni fa, in barba ad ogni regola. Questa mattina sono state presentate dall'assessore alla cultura Maria Antonia Cucuzza due iniziative: Disegni diversi, il Festival del fumetto che vive il quotidiano, e Woke e meraviglia, musica e parole dal barocco. Il primo evento, alla sua seconda edizione, è in programma dal 30 agosto al 1 settembre ed è organizzato dall'associazione Rule Hot per promuovere e diffondere la fruizione del fumetto. Il secondo andrà in scena il 24, 27 e 30 agosto ed il 3 settembre nella chiesa di San Pietro in Valle ed il 1 settembre nell'ex chiesa di San Francesco. Ritorna dopo 14 anni il derby Fanovis. Anche i tifosi storici saranno presenti domenica a Pesaro. Dopo 14 anni ritorna il derby Fano-Pesaro. Domenica tutti a Pesaro a sostenere il Fano Calcio. Io l'abbonamento l'ho fatto. Domenica tutti a Pesaro. Il news è stato presentato da Immobiliare Azzurra.